Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Destiny. Come vedete, non dobbiamo tornare su Venere per andare a cercare gli insonni, ma dobbiamo andare su questo atollo, l'atollo Cintura degli Asteroidi. Te la senti di stringere un accordo con la spietata regina? Gli insonni, storia livello 10. Viaggia fino alla dimora degli insonni e scopri cosa sanno del giardino nero. Andiamo a stringere questa alleanza, anche se presumo che non sia niente di così semplice, perché poi dobbiamo andare nel giardino nero, strappare il cuore che ci darà a quanto pare un qualcosa per riuscire a far guarire il viaggiatore. Arriviamo ai insonni. Una cosa, non capivo quella frase della regina. Che ci sarà? Andiamo a vedere comunque nell'atollo che cosa ci aspetta. Da dove arriva tutto questo? Le navi abilitate fuggirono dalla Terra durante il crollo. Giunsero qui. E qui morirono. È un cimitero. Perché gli insonni sono sopravvissuti? Non lo sa nessuno. Intruso numero 127, avete varcato la soglia del regno degli insonni. Fornite informazioni o apriremo il fuoco per ordine della regina. Io non c'entro. Su, di qualcosa. Veniamo dalla Terra per cercare consiglio tra gli insonni. Seguite la mia traiettoria. Ogni deviazione sarà considerata un atto di aggressione. Pare che siamo nel posto giusto. Perché il posto giusto fa sempre così paura? Oh, lo stava di Dio, eh? Caro Lumino. Rosica se lo chiamiamo Lumino, eh? E così? Questi sarebbero i trasgressori che chiedono udienza? Non volevamo trasgredire. La regina decide chi può o non può entrare nel regno. Io non vedo motivo per cui debba essere disponibile per la vostra richiesta. Eppure eccoci qui. Veniamo a chiedere aiuto. Caduti! Ha paura dei caduti. Non capisce che questi sono miei. Scusate. Vostra grazia. Sono un guardiano della terra. Stiamo cercando il giardino nero. Perché? Per distruggere il cuore dell'oscurità. Per trasformarlo in un campo di guerra. Che fantasia. Sapete dove si trova? Tutti sanno dove si trova. Il difficile è raggiungerlo. Potete aiutarci? E perché dovremmo farlo? La regina chiede consiglio al fratello. L'osso duro sto tizio, eh? La regina forse è più comandante. Sì, mi piace. Mi piace. Perché no? Vi daremo una chiave. Va bene? Ci serve solo la testa di un guardia porta Vex.
Guardia porta. Perché volete la testa di un Vex? Oh, non la vogliamo. E non l'avremo mai, credo. Ma è l'unico modo per accedere al Giardino Nero. Ritorneremo. O morirete. Delle due una. Sei proprio simpatico, lo sai, fratello della regina. Ok, andiamo a prendere questa testa del guardiaporta Vex, va? Così vediamo un po' se ci danno la chiave, però non lo so, non sto tranquillo, per me ci sta sotto qualcosa, non li vedo molto, molto sinceri, perché rideva dopo il consiglio che ci ha avuto con la regina. Allora, imposta destinazione, dobbiamo tornare su Venere e ci abbiamo... Trova l'archivio perduto del collettivo sigillato per secoli in una camera blindata sotto l'Accademia di Ishtar e poi scopri i segreti dei Vex ripristinando un'antica stazione di ricerca del collettivo Ishtar. Allora, sia questa che l'altra sono storia, quindi direi di andare prima su questa qui. Livello 12, quindi i nemici cominciano a diventare ancora più potenti e fortuna noi siamo un livello 18. Infatti poi non so se sia il caso di tornare una volta terminata a Venere nuovamente a giocare un po' il multiplayer per continuare a aumentare un altro pochettino di livello. Ecco cosa abbiamo appena ricevuto dal Criptarca sul canale protetto. Il collettivo Ishtar era formato dalle menti più brillanti dell'età dell'oro. Il loro archivio è un forziere di conoscenza che non deve finire nelle mani dei caduti. Proteggi l'archivio e i Criptarchi ti saranno debitori. L'archivio è sepolto sotto le rovine dell'Accademia. Non ci vorrà molto prima che i caduti lo concino come il resto del pianeta. Dobbiamo trovarlo prima di loro. Ok, quindi dobbiamo tornare in quei bassi fondi nell'Accademia per andare a recuperare questo archivio. Vola nell'Accademia del collettivo Ishtar per mettere al sicuro l'archivio perduto sigillato sin dall'età dell'oro. Addirittura. Però mi sembra che stiamo già facendo un'altra stradina, eh? Non so voi, oppure siamo ripartiti da un punto diverso per arrivare in un punto più vicino. Ah, abbiamo trovato pure qualcuno che sta già giocando, va? Così se la missioncina è tosta ci facciamo dare anche una bella mano. Non capisco poi il discorso quello là della testa del guardiaporta Vex quando lo dovremmo fare, perché non l'ho letto nella storia. O accadrà mentre giochiamo. Perfetto. Ok, andiamo. O accadrà, cioè, mentre giochiamo, quindi mentre stiamo facendo queste cose della storia che prendono una testa e poi la portano su, oppure non lo so se ci sarà una missione proprio dedicata al distaccamento della testa del guardiano Vex. Questa qualcuno, c'è un vandalo. Mori? E l'amico suo che sta dietro che è inseparendo, cacchio stai? Bene, uno qua a destra, t'ho visto, ti ho visto, anzi no, uno... E stanno, beh, più di uno. Dove vai? Perfetto. Ok. Siamo arriviamo all'Accademia, va? Che ci abbiamo da fare una missione molto importante. Riscendiamo nelle profondità. Eccoci qua. E qui dobbiamo, a quanto pare, andare a cercare l'archivio. Andiamo quatti quatti, senza farci beccare. Bene così. Eccola qua, Accademia di Ishtar. Piano, eh? Chi è che sta sparando là? Reietto. Il reietto che... Scusa, che stanno a litigare coi goblin? Che cacchio state a fare? Mica vi capisco, eh? Ok. Oh, ma quanti cacchio sono qua? Oh, qua sono un casino dei nemici. Lassù c'è sta l'amico Minotauro che se becca la granata del giorno. Vieni qua. Sempre a rompere l'anima. Bene. Abbiamo tolto un bel po' di energia. Aspetta che me lo finisco di sconfiggere. Perfetto. Così il Minotauro ce lo siamo levato. Ci abbiamo gente qua davanti. I goblin. E uno qua. Se non ho visto male. Eccolo. L'amico reietto camper dietro i muri. Dai, dai. Super carica. Ma con chi stanno lottando? Aia, c'è gente dietro. O ce l'ho sopra la testa o sta... Ce la fai arrivare fino qua? No.
cacchio stanno? Eccoli. Vandalo 1. Ok. Si incamperà di più là sopra. Andiamo avanti. Potrebbe stare qualcuno anche qua. Un vandalo e un reietto. Benissimo. Morti anche voi due. Andiamo avanti. E sta uno qui. Eccolo. Cacchio vai. Su, esci fuori. Ecco te. Dai un po'. Esci, tira fuori sta testolina. Oh, ma guardalo. Guardalo che camper che sei. Benissimo. Persino i giocatori della CPU sono camper. Reietto. Aia dietro, aia dietro. Perché mi deve rinascere gente? O meglio, devono arrivare nemici da dietro. Dove cacchio sta questo? Ok. Muori? Morto, a posto. Continuiamo. Ok, entriamo proprio. Accademia di Ishtar. Alla ricerca dell'archivio. Prima che i caduti lo distruggano, come hanno fatto per tutto il pianeta. Ok, ci siamo, eh? Ancora tutto tranquillo. Zona collettiva di Ishtar. Qua non vedo niente. Bello qua. Da quella parte di là. Perfetto. Oh, oh, mi sono incastrato. Abbiamo incontrato ancora un'altra persona che sta giocando. Perché il fatto che tante volte si incontra perché so modalità cooperative. Oh là, chi ci sta? Un reietto. Un reietto che ci penso io a levarcelo dalle scatole. Bene. Adesso mi sta ammazzando un bel po' di nemici. Ah, meno male, va così. Arrivo bello tranquillo. Di qua? Sto andando bene? Sì. Ok. Perché lo spettro non mi dice più niente. Mi dice ci stiamo avvicinando. Ci sta un casino. È un po'. Sarà da quando l'hanno chiamato Lumino. Si è un po' agitato, ragazzo. Sala dei sussurri. Zona a rientro limitato. Allora, ragazzi, come facciamo sempre, facciamo una cosa. Ci fermiamo qui. I caduti hanno già aperto bottega. Ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video, che così ci spariamo questa zona a rientro limitato, ovviamente per andare a salvare questo archivio. Nel prossimo video di Destiny.